Ben trovati. Oggi voglio parlarvi dell'induzione e di piani di cottura come questo, che richiedono degli strumenti di cottura adeguati. Perché devi sapere che non tutte le padelle vanno bene sui piani di cottura di induzione. Per ottenere risultati ottimali dovresti avere un fondo come questo, oppure un fondo come questo. Uno è un fondo radiante, l'altro un fondo inglobato nella pentola in alluminio. Altrimenti il rischio che corri è quello di avere una padella che va sull'induzione ma che finisce come questa. Questa è una padella che aveva un fondo per induzione che si è staccato senza alcun motivo e che ci è stata rottamata, quindi acquistandone una adeguata, da una nostra cliente. Perché? Perché in quel caso la pentola non aveva un fondo attaccato nel modo corretto, quindi pur funzionando sull'induzione avrai comunque dei pessimi risultati. Per cui guardare al solo fatto che la padella va sull'induzione non basta, ma bisogna aggiungervi che il fondo deve avere delle caratteristiche giuste come quelle che ti ho mostrato. Quindi aiutando in questo modo la tua cucina, quindi rendendola addirittura migliore, oltre praticamente più veloce per effetto dell'induzione stessa. Ora vorrei dirti un'ultima cosa, è che questi temi richiedono secondo me un'attenzione enorme da parte tua. Anche se hai poco tempo, cerca di guardarli perché sono importanti, perché la tua cucina dovrà essere da questo momento in poi più salutare, più attenta, perché non si può cucinare in prodotti che finiscono come quello che hai visto, perché spesso nascondono alle spalle anche delle pericolosità, dei rischi veri e propri per la salute. Ora, se vuoi approfondire, ti aspetto sul mio blog lapentolaperfetta.it oppure nel mio negozio a Corso Europa ad Avellino.